Abbiamo preparato questo film prima della pandemia. E, mh, proprio durante la pandemia ha preso questo, um, questo contesto specifico perché um, rinchiudersi nel suo appartamento e iso isolarsi dalla società era un tema importantissimo uh, nell'ultimo periodo, e, nonostante che la pandemia non c'era quando abbiamo preparato il lavoro c'è questa, questa situazione dell'isolamento e anche l'aggressione la cre cresce nell'isolamento, no? um, Naturalmente anche il tema della pandemia, questo, um, questa entrata quasi da dietro della natura, col virus, no? nella cultura, quindi che, che non si possono separare ben bene eh, cultura e natura, c'è anche dietro in, questo, in, questo, in questa idea di questo film, no? Anche se il nostro protagonista è molto più grande di un virus. Oggi come oggi, in questa cultura moderna, ehm, facciamo Um, una separazione molto chiara tra natura e cultura, anche un protagonista ha un certo carattere e non cambia più carattere, um, quindi uh, si perdono tutte queste minuziose ambiguità in, in, nella nostra vita per um, razionalizzare tutto. E quindi noi pensiamo che l'arte, anche il film, Um, ha un grande valore quando ri ritrova un'ambiguità, anche un'incertezza. Eh. Molto spesso nei nostri lavori proviamo di aprire queste porte un, eh, o di intrecciare di nuovo quest eh, quest questi spazi separati. Mm, da MedMid me abbiamo già detto che, naturalmente, è questa situazione strana che un insetto sembra quasi umano. E quindi non si sa cosa succede, cosa pensa, perché si prova quasi a capire quando si vede questo, uh, quest questa mantide religiosa cosa pensa, cosa sente, no? E quindi um, perché è nell'ambito umano, in questo ambito culturale. E, um, nei altri lavori, tipo Sette Giorni, queste Sieben Tage, um, è una cosa simile, solo che abbiamo un protagonista Uh, umano veramente umano, un, un uomo, un uh, giovane uh, uomo che uh, incontra da un giorno all'altro altre persone e cambia molto spesso totalmente il suo carattere quindi uh, e soprattutto anche in un giorno, nello stesso giorno sembra quasi raddoppiato e un po' strano. Okay. Faccio un esempio, per esempio lunedì, nel lunedì questo protagonista bello. incontra sua moglie e sembra su un altro schermo, nello stesso momento, incontra anche sì, sua sì. figlia. E fanno lo stesso dialogo, nello stesso, quasi sincronizzato, sincronizzato, nello stesso momento. Dopo un po', tutto questo diventa molto ambiguo, sì, no? Sì, sì, Perché sì. questo affetto eh, per la moglie sembra simile a quello per, per la sua figlia, ma non è impossibile, no? Also, ähm, der Spettatore rimane proprio diese Konfusion, diese ist eine Atmosphäre, die wir in vielen versuchen Du würdest, du würdest der Kleinen oder, oder mir nie was, was tun, nicht? Was meinst du? Was meinst du? Lavorando, facendo Mad Meter, ci siamo accorti che c'è un enorme uh, potenziale uh, in questa tecnica uh, di uh, 3D, ma anche in questa combinazione um, tra essere, esseri viventi come questi uh, mantidi religiosi e uh, questa atmosfera uh, uh, urbana o, o, o culturale. Eh, su questa strada vogliamo ehm, se seguire e eh, fare ehm, due altri lavori, allora alla fine diventa una, una, una trilogia. Il tema del, eh, della seconda parte è eh, eh, il tema del, eh, della migrazione in, in generale e eh, così vogliamo fare un, un setting con eh, una, eh, una zattera sul, sul mare con un, un gruppo di, eh, di, eh, eh, di animali su, su questa zattera. E la terza parte eh, non è ancora così definita, ma eh, è un, eh, parla di questi esseri, questi eh, viventi eh, in, in estesia. Allora, che, che, che ballano e che, eh, che sono eh, proprio eh, fu fuori, eh, fuori testa. Anche come eh, per i 7 giorni, anche eh, Mad um, Mita lo facciamo vedere in, in, in diversi tipi. Eh, normalmente, se è possibile, al cinema lo facciamo vedere in, in 3D, eh, ma facciamo anche delle installazioni nei musei dove. Eh, Uh, componiamo dei, uh, del, delle stanze spe speciali dove si può entrare, dove uh, si vedono non solo il film, ma anche una, una atmosfera spe speciale con, con tappeti al, 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 al muro, un'atmosfera una che, uh, che rende la cosa cosa la installazione, il film molto immersivo, che eh, tu come, eh, come visitatore sei proprio dentro eh, in questo film, molto avvi avvicinato al, eh, a queste, um, questi oggetti e eh, insetti quasi eh, sculturali.